Cari amiche e cari amici, ben ritrovati nella mia umile dimora. Come sempre, è arrivato finalmente il momento dell'uscita in edicola del mio fumetto preferito in assoluto, che tutti voi che seguite il mio canale sapete benissimo qual è, e cioè Tex Willer, cioè praticamente le avventure del giovane Tex quando ancora era un fuorilegge, che il boss Mauro Boselli sta scrivendo e sceneggiando, a mio modesto parere, alla grande, perché sta facendo un qualcosa di veramente, ribadisco sempre, di veramente eccezionale, avvalendosi tra l'altro della collaborazione di un grande disegnatore come De Angelis. Adesso vi mostrerò più nel dettaglio, diciamo, l'albo in questione. Ovviamente si tratta di una storia che è già iniziata nel numero scorso con Pinkerton Lady, in cui c'è, diciamo, veniamo a conoscenza per la prima volta, diciamo, in questa serie con il giovane Mephisto, Steve Dickert, e con la sua bellissima e affascinante sorella Lily, che praticamente, affascina, nella quale sarebbe veramente difficile resistere. Comunque, veniamo, diciamo, allo specifico dell'album. Vi mostro ancora la spettacolare cover di Maurizio Dotti. Il titolo è I cospiratori di St. Louis. Siamo arrivati, come vedete, al numero 11, come potete vedere, alla costina. E già praticamente io, come sempre, questa storia l'ho divorata, perché è qualcosa che a me prende totalmente. Io queste, per me, io lo ribadisco, per me è il mio fumetto in assoluto sul mercato in questo momento. Tex, l'avventura del giovane Tex Willer. Certo, sono di parte perché io il mio fumetto preferito già è Tex, quindi, ma questo secondo me è veramente il top. E vi mostro la quarta di copertina con l'anticipazione del prossimo numero, che si è attentato a Lincoln. E poi sembra neanche a farlo apposta. Ieri ho fatto un video su Tex, nuova ristampa, il 449, se non vado errato, che era, il titolo era, Gli uomini che uccisero Lincoln, o qualcosa del genere. Anzi, ce l'ho qua, ecco qua. Sì, Gli uomini che uccisero Lincoln, ho fatto il video ieri. Però ovviamente qui si fa riferimento a, diciamo, a un'avventura durante la quale Lincoln era già presidente degli Stati Uniti, era stato già assassinato. Quindi niente a che vedere con questa, perché in questa, se avete letto, diciamo, il numero precedente, siamo alle prese, diciamo, con un Lincoln ancora non, diciamo, ancora candidato addirittura al Senato, quindi non era ancora, diciamo, presidente degli Stati Uniti. Comunque, detto questo, inutile farvi il riassunto della puntata precedente, andiamo avanti con questo numero, cioè nel quale, mentre Tex si infiltra tra i congiurati, cioè quelli che cercano di organizzare l'attentato al giovane Lincoln, ancora, diciamo, che perché è inviso praticamente per la stessa carica di senatore, e quindi mentre Tex d'accordo con Pinkerton Lady, con la giovane e bellissima, altrettanto bella, diciamo, detective, Kate Warren, detective della Pinkerton, che praticamente lui ha salvato mentre stava per annegare, buttata dentro le acque, cioè scaraventata nelle acque del fiume, insomma, da questi sicari, da questi accoliti che stanno ordendo un complotto per l'omicidio del giovane Lincoln. Praticamente, Tex e la giovane Kate hanno trovato, diciamo, un accordo, e Tex sta collaborando con Kate per sventare, per l'appunto, questo complotto.
Nella circostanza, Tex, come ho appena detto, si infiltra tra i congiurati all'interno di un'elegante villa, una casa di proprietà di tale Mr. Mason, no? Abbastanza misterioso. Mentre Kate, travestita da anziana zitella, indaga sullo strano comportamento del segretario di Lincoln. Segretario Lincoln, che perché strano comportamento? Perché in realtà il segretario di Lincoln ormai è totalmente soggiogato dalla sorella di Steve Vickert, da Lily, come si chiama? Aspettate, credo Lilith, perché non mi ricordo se è Lily, credo, perché. Non Lilith, Lilith è la moglie di Tex, la giovane Lily Dickert, bellissima, ripeto, una bellissima bionda con gli occhi azzurri, anche se, insomma, diciamo, sono bianco e nero, non... però quando uscirà il volume cartonato a colori, imperdibile da acquistare. Diciamo, quindi il segretario Lincoln è totalmente soggiogato alla giovane Lily Dickert, e quindi la pista di Kate, che indaga proprio su questo segretario, la porterà appunto a imbattersi non solo in Lily, ma ovviamente in Steve Dickert, cioè in Mephisto, e a cadere, diciamo, a rimanere scoperta, a restare prigioniera per l'appunto dei due, ecco, e incontrare, diciamo. Viene praticamente a contatto con queste misteriose arti mistiche del giovane futuro Mefisto. Mentre Tex, ovviamente, circondato appunto dagli uomini di Mason, rischia di essere scoperto. Però, diciamo, non vi posso, forse ho detto fin troppo, ma quello che vi ho detto è quello che potete trovare su per giù nella presentazione sul sito Bonelli, quindi non ho svelato niente di più che la Bonelli stessa non abbia, che la casa editrice non abbia, diciamo, anticipato tramite il proprio sito, quindi niente di più di quello che è possibile svelare. A questo punto, non posso fare altro che mostrarvi, ovviamente, vabbè, vi cito ovviamente i crediti, il soggetto, ve ne ho già parlato, comunque il soggetto, la sceneggiatura sono del boss, il grandissimo Mauro Boselli, i disegni sono di Roberto De Angelis e la copertina dell'eccezionale, fantastico Maurizio Dotti, che a me fa letteralmente impazzire, un grandissimo disegnatore. Le cover di Dotti sono qualcosa di veramente eccezionale. Io stravedo per Tex Winner in tutto, cioè per me è il mio fumetto sul mercato, e aspetto con ansia già l'uscita del secondo volume cartonato dedicato alla seconda parte di avventure Tex Winner, i due disertori, che credo uscirà a novembre in libreria, sullo shop Bonelli, insomma, e in fumetteria al Bonelli Point sicuramente. Cartonato a colori, un vero spettacolo. Ho già preso il primo, Vivo Morto, con le prime quattro avventure. Ora uscirà questo secondo con altre, che racchiude la seconda avventura, costituita da cinque Alberti. Quindi qualcosa di veramente eccezionale, e ovviamente aspetterò con ansia l'uscita del volume cartonato a colori che racchiuderà l'intera saga di Mephisto, di Tex Willer, che affronta Mephisto e la bellissima Lily, nonché in collaborazione con questa bellissima, altrettanto bellissima Mora, che è Kate Warren. La famosa Pinkerton Lady dell'albo precedente, del numero 10, per l'appunto agente della Pinkerton. Ecco, non voglio più annoiarvi con le mie, diciamo, esternazioni. Passo a mostrarvi per l'appunto la prima tavola in cui i cospiratori di San Luis, in cui potete già ammirare alla finestra la bellissima Kate Warren. Forse
L'ho già detto in altri video, la cosa che più mi piace di Tex Willer, di queste avventure di Giovane Tex, è che finalmente abbiamo a che fare con il mondo femminile, con una serie di personaggi femminili che, diciamo, attraversano il percorso del nostro Tex, come succede nella vita normale, cioè, in cui tutti abbiamo a che fare con l'universo femminile. Per me è diciamo, una grande innovazione da parte di Mauro Boselli, è qualcosa che a me piace tantissimo. E non finirò mai di ringraziare Mauro per queste sue per queste sue nuove storie che mi rendono veramente, entusiasta nel leggere per l'appunto le avventure del giovane Tex. Vi mostro, guarda, vi anticipo soltanto qualche piccolo dato, questo travestimento di Kate in un'anziana signora, perché anche lei è abilissima nel suo mestiere. Poi andiamo avanti e vi mostro semplicemente in retrospettiva, praticamente quello che è successo nel numero scorso, che non abbiamo potuto vedere, perché la sceneggiatura mandava avanti, diciamo, la storia, e adesso ci sta svelando, ci viene svelato quello che è successo quando Tex e Kate si sono messi, diciamo, d'accordo, e Tex ha deciso di collaborare con la gente della Pinkerton. Vi mostro semplicemente alcune tavole, sembrerebbero fatte l'uno per l'altra, così ad occhio e croce, anche se poi così magari non sa, non è. Ecco qua. Un'altra cosa molto interessante di questo albo è che De Angelis raffigura per la prima volta con una sceneggiatura di Mauro Boselli, che non ci mostra subito, ma vignetta dopo vignetta, con una successione, diciamo, ad arte, ci mostra per la prima volta il volto. Diciamo, la rappresentazione grafica del personaggio di Abramo Lincoln da giovane. Ecco qua, vi mostro velocemente perché non dovete perdervi, non voglio togliervi, diciamo, il piacere di poter leggere quest'altro. A me piace tantissimo. Poi abbiamo a che fare ovviamente con questa avventura a sfondo, diciamo, con ambientazione metropolitana, quindi non siamo nel selvaggio West, siamo, diciamo, all'interno di una cittadina che è St. Louis, nella fattispecie, se non vado errato. E poi vi mostro ancora una volta, no, ancora una volta, vi mostro per la prima volta l'incontro tra Kate travestita da anziana signora e la bellissima Lily. Che cosa ve lo mostro, ecco, così capite meglio. La bellissima Lily è il giovane Steve Dygert, alias futuro Mephisto, che, diciamo, che è abbastanza, diciamo, sgamato già da giovane, capisce di avere a che fare non con una signora anziana, ma con una giovane, diciamo, ficcanaso, ecco. Detto questo, non posso, non vorrei mostrarvi altro, perché no, non posso, perché magari il rischio di spoilerare fin troppo l'albo, cosa che credo di aver fatto già abbondantemente. Non posso fare altro a questo punto che consigliarvi in maniera proprio, cioè, assolutamente, dovete acquistare quest'albo di Tex Willer, e se non l'avete fatto, recuperate l'intera serie.
O magari se proprio non volete, aspettate l'uscita dei volumi cartonati a colori, però insomma io dico che l'albo bisogna averlo, la collezione di quest'albo è, per un appassionato di Tex, è imprescindibile, cioè è una serie assolutamente impermeabile, la migliore secondo me sul mercato. Detto questo, cari amiche e cari amici, non posso fare altro che salutarvi con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore e darvi appuntamento, sempre a voi piacendo, per il mio prossimo video, augurandovi nel contempo un buon proseguimento di giovedì sera. A proposito, per chi avesse avuto la pazienza di seguirmi fino alla fine, non sarete in tanti, ma sicuramente più appassionati, ribadisco, e non è una cosa che io dico così tanto per dire, per il scherzo, come direbbe. Come si era soliti dire un tempo, una cosa che non dico, non è una buttata, è qualcosa che dico per scherzo. Io in genere il venerdì sera mi reco lungo i Navigli a Milano, ho una serata libera, diciamo, dalla consorte. Mi sono ritagliato una piccola serata libera dalla consorte per incontrare amici, insomma, per passarmi una serata tranquilla. E quindi tutti voi che siete iscritti al canale e vi trovate in zona, se avete piacere a conoscermi, fatemelo sapere. Tanti di voi mi seguite su Facebook, lo dico anche su Facebook, pertanto potete anche mandarmi un messaggio su Messenger se volete. Se avete piacere a conoscermi, a vederci tutti insieme, magari tutti quanti appassionati di fumetti, ci vogliamo vedere lungo i Navigli a Milano, un'atmosfera abbastanza molto bella, fra l'altro con vicino Super Gulp, famosa fumetteria, cioè, che io ovviamente visito, diciamo. E se volete e avete piacere, fatemelo sapere che ci vediamo, ci mangiamo una pizza, ci facciamo una chiacchierata, parliamo di fumetti e tutti insieme ci passiamo una bella serata. Ancora una volta, alla prossima.